Ringrazio Franco Pastore, l'abbiamo ospitato spesso per la sua rivista. Sì, altro posto in Oggi invece parleremo di altro, di poesia, di amore, insieme a lui Luigi Crescimbene, che ha scritto la prefazione del libro che è già stato presentato. Parliamo di amore, quello là lecito, insomma, abbiamo visto, insomma, che ci sono degenerazioni purtroppo, ma da sempre, no? Purtroppo sì. Purtroppo da sempre, Questa è una società un po' malata per la verità no? e quindi le esagerazioni si trasmettono anche nel campo dell'amore. No, va via un mezzo. Quindi cioè è l'amore lecito, quello di una volta, L'amore lecito, quello legato a sentimenti, ecco, fatto di passioni, di di sensazioni, sensazioni. di elevazioni. Ah, so, quello che dovrebbe essere. Quello che dovrebbe Inone, essere. non inismo. Distruggimenti, ma piuttosto lievi in questo caso, mai distruggimenti esacerbati, eccessivi, struggenti, cioè struggimenti proprio nel senso più vero del termine. Sono passioni vissute con serenità, quasi come. E anche quando c'è un senso di malinconia, il senso della delusione, è sempre, vi è in esso, nella malinconia, vi è sempre una traslazione della purezza della poesia, quindi di un animo puro, terso, sereno, con delle vibrazioni che comunque sono tipiche della poesia. Volevo aggiungere una cosa, se mi permette. È un connubio felice questo tra me e il mio amico Luigi. Lui è un critico d'arte, quindi è abituato a vedere le cose globalmente, ma soprattutto ad andare al di là della terrestrità, Ah, sì. usando un suo termine. Ecco. quindi va oltre. Sì, certamente va oltre. In effetti, nella breve introduzione a queste liriche di grande validità artistica, in effetti ho specificato qual è la cifra che maggiormente connota le liriche. E in effetti c'è un vecchio dibattito se la poesia è antidoto o è rappresentazione, cioè se è lenimento, esigenza di esplicitare la nostra interiorità, di parteciparla agli altri, di partecipare alle nostre urgenze emotive, le nostre risonanze interiori, oppure rappresentazione del bello. Grande amico e grande poeta, Franco Pastore, si tiene nel giusto mezzo. Ah, quindi E sta lui, bene. quindi, certo, lui privilegia la rappresentazione in quanto cura l'aspetto, formale, però nello stesso tempo nutre la sua poesia di, sentimento. In effetti, la poesia, che una volta era soggetta a delle regole, retoriche. Dante, veniva alla poesia come qualcosa che era proprio strettata alle regole, retoriche, però già Dante parlava anche di musicalità. Ebbene, nel verso di Franco Pastore, sono abolite, le regole della retorica, le regole metriche. Adesso basta, pensare a ciò che disse Croce. Croce non parlò di forma e contenuto, ma parlò di, intuizione ed espressione. Quindi ad un'intuizione libera ci poteva essere un'espressione libera. Sempre bene conoscere però la metrica, insomma, Certo, chiaramente è come senza, l'arte però, contemporanea, insomma, sì, senza una certo. base Ah, classica. sì, condivido perfettamente. No, no, condivido perfettamente, perché è estremamente riduttivo e semplice. Dice, no, sono un artista informale, quindi uno dipinge qualcosa di piatto, e poi dice, vabbè, è bello perché rappresenta questo, e poi magari non rappresenta niente. Però, nel caso specifico, la poesia ricorre molto spesso, per quanto riguarda l'aspetto fruitivo, l'aspetto formale, ricorre all'assonanza. L'assonanza che già era stata sperimentata con grande successo da Leopardi, il quale già si teneva, tanto che, secondo parecchi critici, Leopardi può essere considerato l'iniziatore della poesia moderna, perché Leopardi già,
per tanti aspetti non rispondeva, non teneva conto delle esigenze della metrica, delle esigenze retoriche, ma ricorreva all'assonanza, cioè a questa dolcezza di suoni che a un certo punto ci affascina, ci avvita, ci annoda. Ed è proprio perché, se pensiamo al decadentismo, per esempio nel decadentismo abbiamo Walter Pater, un grande esponente, il quale teorizzò proprio la musica, cioè teorizzò la poesia, e disse: se è una poesia tale, non è assolutamente poesia. Però Giorgio Caproni già dopo ha corretto e ha detto: la poesia non deve essere musicale, ma addirittura deve essere musica. Ora, nella dolcezza del verso di Franco Pastore, siepa la musicalità, la dolcezza del verso si assiepa a questa esigenza di comunicare, di esplicitare quelle che sono le esigenze dello spirito. Troviamo anche i toni in penombra, in sottofondo, quindi non troviamo i sentimenti esacerbati, gridati, ma troviamo proprio quelle... quei sentimenti che si muovono così nel chiaroscuro, nella penombra del nostro animo, quindi troviamo brividi, troviamo tremori, troviamo ricordi, allusioni, troviamo sospiri. Sotto le luci, no, stavo leggendo questo, volevo fare una domanda poi cioè sull'amore, sui tempi dell'amore, no? Però sotto le luci già mi ha dato la risposta, no? Sono belle queste poesie, ma sono scritte nello stesso periodo, è una raccolta? È una raccolta, cioè io decido un tema, no? E poi nel tempo, come vengono e nell'occasione, viene fuori una lirica e la metto, la inserisco nella raccolta. Comunque ci vuole un tema base, un tema filo conduttore. Poi ritornando a quello che diceva prima il mio amico, vi è una stretta connessione tra significato e significante, di modo che quando parliamo di associazionismo, quando parliamo di assonanza, ecco, una parola deve dire quello e non può dire altro, perché è già nel significante il significato. Un esempio banale, tutte le parole che contengono una gutturale e una sibilante significano tutte la stessa cosa. Infatti, Ancona, città che preme in un mondo, città a gomito, ancora, che preme sul fondo del mare, angina, che preme in petto. Eccola, dicevo io, la relazione tra significante e significato. Usandolo in poesia, l'effetto è sorprendente, se uno lo sa fare, insomma, quindi anche in assenza di metrica, però bisogna conoscere la metrica, perché poi viene intrinseca dentro la musicalità, altrimenti non c'è nessuna musica. C'è un libro di qualche anno fa che si chiamava Mistificazione, la mistificazione, che rapportava un po', insomma, l'avventurarsi in campi come la poesia, la prosa, no? Spesso senza avere gli elementi di base per poterlo fare, quindi è un fenomeno abbastanza diffuso. È diffusissimo. Diciamo anche molto lucrato come fenomeno, perché spesso ci si approfitta anche delle velleità artistiche delle persone. Non mi ha fatto una domanda, però. Quale? Perché il profumo di Ermione? Ci sarei arrivato. Mi ha stordito un po' con la sua... A proposito di quello che lei ha detto poc'anzi, in effetti Emidei scriveva già tanti anni fa che il 5% degli italiani scrive e l'altro 50% non legge. È congruo con quello che lei ha detto. Ricordo questa, una delle tante frasi famose. Allora, veniamo alla domanda. Il titolo, Il profumo di Ermione, in che arco temporale sono state scritte queste poesie? Diciamo il 2012, inizio 2013, quindi diciamo che un anno di poesia, o poco più. Ermione, qualche amico ha detto, ma è un riferimento d'Annunziano, l'Ermione del D'Annunzio, la pioggia nel Pineto. Dico no, non è un riferimento d'Annunziano, è un riferimento alla nostra radice greca. Quindi Ermione è l'emblema della donna, la donna nei suoi aspetti più
più complesse, la donna come passione, la donna come gelosia, chi era Ermione. Ermione era figlia di Agamenne e di Agamenne. Menelao e Elena di famosa Elena di Troia. Si potrebbe dire anche in un altro modo, ma Elena lasciamolo di Troia, stare. insomma. Dunque, ebbene, promessa ad Orfeo, era convinta di fare un matrimonio d'amore, invece fu data in sposa al figlio di Achille. Questo parte per la si sposa, parte per la guerra di Troia e nel bottino gli viene data Andromaca, la moglie di Ettore. Dunque Ermione non sopportò la vicinanza e dividere l'uomo con Andromaca e quindi non uccise Andromaca, con l'aiuto di Orfeo uccise il Il marito, marito. Neottolemo. E si risposò e visse tranquilla, quindi la donna E gelosa, Andromaca che la fine? donna Andromaca la relegò, è chiaro, poi varie sono i risultati dell'Andromaca, insomma, chi sostiene che fece una brutta fine, altri dicono che fu adibita a serva, a cameriera, eccetera. Insomma, torniamo un po' alle date. Allora, quando sarà presentato Il 13 di questo mese, ad aprile, sarà Luigi che la presenterà nella kermesse nella location del Tufaro, come si chiama? Contursi Terme. A Contursi Terme, quindi nel Tufaro a Contursi, quindi ci sarà anche un momento, non è, i bagni di Contursi, uno si può No, non ci butteremo in piscina, forse più in alto. dedicare. No, è un bellissimo luogo. Cosa racconterà di questo libro? E racconterò soprattutto la sincerità dell'ispirazione, cioè che non vi è niente di artificioso, niente quindi di artefatto. Le poesie non sono un'esibizione, come accade purtroppo tanto, ma tanto spesso, di vocaboli desueti, vocaboli fuori dal comune, ma è una poesia che sgorga veramente dall'animo, pur essendo però corroborata da grande consapevolezza poetica, perché Franco Pastore non è alla sua prima opera, quindi ha una sua consapevolezza poetica, niente è lasciato quindi al caso, all'improvvisazione, non c'è il tumulto scomposto, non c'è però nemmeno l'affettazione, non c'è ciarpame puramente decorativo, puramente esornativo, ma è una poesia limpida, una poesia che sgorga dal profondo dell'animo, esprime le urgenze interiori e tiene conto però anche, sempre per la consapevolezza poetica e tecnica di Franco Pastore, tiene conto anche del momento rappresentativo, cioè del momento della resa formale, della fruizione estetica. Quindi è una poesia che ci avvolge, ci avvita, ci annota, perché noi scopriamo in essa una sensibilità estremamente accentuata, assieme però corroborata da questa consapevolezza poetica che non lascia niente proprio alla scompostezza di chi si esprime senza una educazione letteraria, oppure si affida estremamente alle ibridazioni letterarie. Tanto che oggi si parla molto spesso di neobarocchismo, di barocchismo di ritorno, perché molto spesso ci sono dei periodi architettonicamente, delle espressioni architettonicamente ben costruite, limpidamente disegnate, che però nascondono la mancanza di un vero soggettivismo. Soltanto questo volevo chiarire, che le poesie quindi sono estremamente individuali e soggettive, però Franco Pastore ha anche questa capacità.
quello di non scadere nel solipsismo, cioè noi ci accorgiamo che le sue liriche non sono un arroccamento individualistico, quindi non vanno verso l'egotismo, verso il solipsismo, ma si collegano a quelle che sono le esigenze, a quelle che sono le sofferenze e, perché no, le esigenze d'amore dell'umanità nel suo aspetto corale, ecco, vabbè, di tutta l'umanità. La leggiamo una? Sì, poi una sola, breve breve? Sì, lei è nata a San Valentino, quindi non poteva non... Dunque, innanzitutto voglio dire un bravo al mio amico Luigi, al mio amico Gaetano pure, che ne ha illustrato il libro. Ecco, questa è la copertina fatta da Gaetano, è stupenda. Gaetano Rispoli, poi l'ha illustrato internamente, ne ha seguito lo sviluppo. Gaetano è un innamorato della poesia. È un binomio inscindibile da me, Rispoli. Cioè. Quindi io gli dico grazie pubblicamente a Gaetano per quello che ha fatto. Dunque, Lilium è il giglio, il nome latino del giglio. Come si può bruciare d'amore quando la tristezza si scioglie in smarrita malinconia? Continuo a vivere sul filo dei miei sogni. Fluttuano le ombre della notte ed una voce, intessuta di infinito, frantumando angoscia, mi sussurra pace. E allora, abbracciato allo stelo di un ciglio immane, mi trasporta in cielo. C'ha pure la voce bella impostata. Sì. È un ottimo lettore, poi mi legge Ruga. Ruga me lo legge. È difficile poi, insomma, condensare tutto nella poesia. Forse è più facile fare prosa per certi versi, no? Tanto che si dice comunemente che si nasce poeti e poi si diventa scrittori, ma si nasce poeti e poi si diventa scrittori proprio per questo, perché ci si accorge che è molto più facile comunicare con la scrittura in prosa che con la poesia, perché la poesia poi lascia sempre questi margini di vaghezza, di indeterminatezza, però certo che la poesia è un valore unico, insomma, un valore universale, insomma, e lo disse sempre Croce, tanto che noi quando ci troviamo di fronte al bello diciamo è poetico, ma che immagine poetica. Quindi per esempio l'aggettivo poesia, cioè il termine poesia, è stato traslato anche nella pittura. Se noi guardiamo un dipinto particolarmente confabulante che ci attrae, ci annoda, ci affata, noi diciamo è un linguaggio poetico. Però la poesia esprime sempre qualche cosa nel chiaroscuro, nella penombra. È più facile fare lo scrittore. È più facile, sì, utilizzare fonti. Cioè, si nasce poeti e poi si diventa scrittore, perché ci si accorge che è più facile comunicare. Solo Luigi poteva commentarmi adeguatamente. Lui guarda al di là, come ho detto prima. È un innamorato dell'arte e del bello, e quindi sa vedere anche attraverso le parole, come vedi attraverso i colori. Volevo spendere giusto due parole, se mi è possibile, per Gaetano Rispoli, il pittore che ha illustrato il libro. Ecco, lo ha fatto con impareggiabile coerenza, cioè sono dei disegni i suoi. Sono dei disegni, però il disegno non è certamente inferiore alla pittura. Del resto Gaetano Rispoli è anche un grande pittore. Lui certe volte, anche modesto, non vuole che io, parlando di lui come pittore, adoperi il termine grande, l'aggettivo grande. Dice lui: mettete qualunque cosa, non mettete grande. Comunque è veramente un grande artista, ha una profonda sensibilità. Qui si esprime nel disegno. Il disegno che, secondo Vasari, era addirittura la più difficile e la più completa delle tre arti. E il disegno, il segno quindi di Rispoli, è un segno estremamente duttile, però quanto è necessario anche secco, tagliente, però molto spesso è sinuoso, come in questo caso. È un segno avvolgente,
è un segno che in effetti sposa benissimo il pensiero, quindi è così, estremamente variabile, proprio perché è flessuoso, ecco, flessuoso, tagliente e secco allo stesso tempo, che sono cose difficili da poter mettere assieme. Egli ci riesce perché è veramente un validissimo artista. Poi le chiederò un giudizio estetico sulla città di Salerno e la trasformazione. Sì. Approfitto, insomma, vedo, no, certo, le sue competenze. C'è anche la mia città. Vuole leggere la mia città? O preferisce... Beh, sotto le rughe. Vogliamo leggere, voi preferite che leggiamo quella? La mia città, così diamo anche la possibilità a Crescimbene poi di poterci dire qualcosa su questa immagine di Salerno che si sta trasformando, tra l'altro è uno dei temi credo più attuali, no? Insomma, c'è il mio Rione. Rione, siamo un po' più nel piccolo, e poi ci allarghiamo, la mia città, ma è San Valentino Torio o Salerno? No, è Salerno. Salerno, quindi, Salerno, lì. È la città d'adozione che prevale, quindi. Certo. Miserie di pensieri, non ombre di verità, urme di bene. Ma baglio ai fuochi di paglia di questo universo, mio nonostante tutto, che incomprensibilmente amo e poi odio per riamarlo ancora. Miseria di cuore, non vive corrispondenze. Cerco invano l'amore tra le luci vivide della stupidità. Questa è la mia città, dedicata a qualcuno in particolare. Volevo dire, no, colgo una vena piuttosto, insomma, amara. Io amo Salerno, però come era Salerno, la bella Salerno, non aveva bisogno di ritocchi. Di ritocchi. E ci voleva un amore che continuasse. Un po' di lifting. Un giudizio sulla Salerno di adesso, insomma, sì. In effetti su Salerno. Ecco, faccio questa piccolissima proprio premessa. Tutte le grandi innovazioni, le trasformazioni, persino le scoperte scientifiche, hanno sempre suscitato perplessità, ritrosie e quasi un senso di timore. Basti pensare che quando fu scoperta la macchina a vapore, e quindi il treno, in Inghilterra, ci si spaventò moltissimo, perché si riteneva che il rumore del treno avrebbe ostacolato le mucche nella donazione del latte, cioè nella produzione del latte. Si riteneva che la macchina a vapore avrebbe portato come conseguenza nefasta una produzione di latte inferiore. Perché ho fatto questa premessa? Perché Salerno indubbiamente in questi anni sta subendo delle trasformazioni che dire epocali è anche poco. E allora mi rendo conto che effettivamente ci possono essere delle perplessità, perché il salernitano che amava una certa Salerno, anche un pochettino folcloristica, con certi colori, certi profumi, e così può restare un pochettino sconcertato vedendo Salerno proiettata verso una dimensione e un'offerta, diciamo così, estetica completamente diversa. Ma non sono di questo avviso. Cioè bisogna intanto saper sposare il passato con il futuro. Al presente e al futuro, perché è vero, si dice non esisterebbe il futuro se non affondasse, o il presente se non affondasse le sue radici nell'humus fecondo del passato. Quindi, però queste trasformazioni mi sembra che non siano proprio dirompenti, che non disturbino la Salerno di una volta, ma che siano delle accentuazioni, ne accentuino ad esempio la mediterraneità. Ecco, questo concetto non siete d'accordo, io sono proprio... No, c'è un punto... Io sono d'accordo, io mi riferivo ai... Io non sto parlando di Salerno, di palazzi, di Salerno, di come si sta proiettando nel futuro. Io mi parlavo qui di sentimenti, di riguardo verso le persone che hanno bisogno, di strutture sociali. Era diverso il mio discorso. Sono d'accordo con quello che dice Luigi.
Però andiamo un poco più a quello che è l'anima della città, che ha bisogno di assistenza sociale, che ha bisogno di... Questo è un discorso che abbiamo già fatto. Ecco. Allora, dobbiamo chiudere il libro di Franco Pastore, Il profumo del Mione, ci ha spiegato perché questo titolo, ringraziamo anche Luigi Crescimbene, avremo modo sicuramente di ritrovarli, noi ci fermiamo ancora per una piccola pausa fra poco. Scrivono che